Ciao Jan, questa è la tua prima volta in Trentino, quali sono le tue prime sensazioni? Sì, è la mia prima volta in Trentino, è un posto piacevole, mi piacciono le montagne e non è un problema vivere in valli come queste. La mia prima impressione quindi è positiva, così come quella che ho avuto con il club. Sono molto eccitato da poter giocare in Trentino. Hai firmato un contratto di 3 anni, è un accordo piuttosto lungo. Sì, è vero, è un periodo piuttosto lungo, ma in questo modo Trentino Volley ha dimostrato di credere nei miei mezzi e quindi non ho avuto problemi a siglare un accordo di questo tipo. Spero di restare qui a lungo, spero di poter lavorare sempre molto bene. Quando inizierai effettivamente ad allenarti con la nuova squadra? Probabilmente poco dopo la fine dell'Europeo in Polonia. Mi basteranno un paio di giorni di riposo e poi, d'accordo con allenatore e team manager di Trentino Volley, mi metterò a disposizione della nuova squadra. Hai già parlato con Tino Arnaut di Trento e di Trentino Volley? Sì, qualcosa ci siamo detti, ma non troppo perché mi piace avere l'opportunità di vivere questa esperienza basando principalmente sulle mie sensazioni, senza farmi condizionare troppo. Tini mi ha detto che arrivo in un grande club dove tutto viene curato con grande attenzione e in cui i tifosi dimostrano sempre la loro passione e il sostegno alla squadra. Sono molto felice di questo. Quali sono i tuoi obiettivi personali? Spero principalmente di riuscire a mostrare a me stesso di poter offrire un buon contributo e di poter lottare in ogni situazione per la vittoria nel miglior modo possibile. Qual è il tuo giudizio sulla nuova rosa di Trentino Volley? Ci sono tanti giocatori giovani e promettenti proprio come te. Sì, è vero, è una squadra giovane ma che può essere considerata già molto buona. Dobbiamo pensare positivo e cercare di migliorare ogni giorno l'allenamento per diventare assieme una squadra ancora più forte. Ok, la telecamera è tua. Lancia un messaggio ai tifosi di Trentino Volley. Forza Trentino Volley.